Sembrava risolto l'anno scorso, in quanto a seguito appunto delle sollecitazioni si era riusciti a ripartire in tempo. Era un esperimento, è stato un esperimento su Teramo perché era il primo anno, chiaramente con dei piccoli disagi che erano anche normali e a cui è stato dato tutto il tempo per poterli risolvere, questi piccoli disagi. Il fatto che ad oggi nulla è stato fatto. Abbiamo avuto un incontro con il sindaco e con l'assessore di riferimento pochi giorni fa e sostanzialmente c'era ancora tanta confusione e soprattutto non c'è stata la volontà, almeno a noi non è stata espressa la volontà del comune di ripartire e di riattivare questo servizio. Pangrazio Cordone, questo presidio davanti sotto al comune di Teramo è stato organizzato proprio dalla CGIL per dire no a questo atteggiamento nei confronti della mancata apertura delle mense scolastiche in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico. Complimenti a Ivan Costantini, ci dicevano prima qui varie persone, perché invece è riuscito a fare il miracolo che il Comune di Teramo non riesce ancora a mettere in piedi. Ma siccome non parliamo di miracoli e non scomodiamo per cose più importanti, si tratta di amministrare, si tratta di programmare. Il 25 dicembre è Natale, si riaprivano le scuole, tutti lo sapevano. Le dirigenti scolastiche hanno deciso in alcuni casi di anticipare l'apertura rispetto al calendario scolastico regionale. Ci sono state delle amministrazioni che hanno ritenuto opportuno avviare il servizio mensa in concomitanza dell'avvio dell'attività didattica. Il Comune di Teramo non ha ritenuto opportuno fare altrettanto. Mi piacerebbe farmi, chiedo anzi anche agli organi di informazione così attenti sulle vicende della nostra amministrazione, se qualcuno è in grado di dirci per quale motivo tutto ciò non è possibile, cioè perché a Teramo non è possibile riaprire il servizio mensa con le attività didattiche. Non siamo di fronte ad un cambio appalto, l'azienda che gestisce il servizio mensa è la stessa dell'anno scorso, le lavoratrici sono le stesse dell'anno scorso. C'è una giustificazione che troviamo, non possiamo accettare, perché si va a premiare il furbo, cioè dare l'opportunità di a chi non è in regola, a chi non è stato in grado, non ha voluto mettersi in regola entro i termini dettati al comune, blocchiamo tutto per dare l'opportunità a queste persone di regolarizzare la propria posizione. Credo che sia anche un messaggio diseducativo per i nostri studenti e per le nostre studentesse. Tra i comuni della provincia di Teramo, Teramo è l'unico? Tra i grandi comuni della provincia di Teramo, da quello che ci risulta, sì. A parte il grande ritardo per la mensa, che diciamo comunque dà problemi sia alle famiglie che alle lavoratrici, sono d'accordo. Anche se volendo prendere un minimo di giorni per gli inserimenti, così come dicono, non è giustificabile un lasso di tempo così lungo. E poi per i nidi invece noi siamo completamente delusi, perché l'offerta non soddisfa assolutamente la domanda. Guardate il numero degli esclusi, guardate il sovraccarico dei privati che non danno nemmeno un'alternativa, e non capisco perché bisogna comunque ripiegare al privato quando il comunale offre tanto, ma pur volendo non c'è posto nemmeno ai privati. E avendo chiuso anche la casetta sul fiume, comunque non mi sembra che il numero sia abbastanza soddisfacente degli ammessi rispetto allo scorso anno, considerando appunto la chiusura. Quindi soprattutto i nidi centrali, vedi Girasole, vedi Coccinella, che dovrebbero accogliere una moltitudine di bimbi per il fatto che ci sono le scuole, gli uffici, il lavoro in centro, non hanno ampliato questi due nidi. Non hanno ampliato assolutamente il numero degli ammessi, quando la struttura e il personale potrebbe farlo. Non so che ci sta dietro, qual è altro problema per il fatto dell'esternalizzazione
organizzazione, però vivere di speranza ormai non vedo, soprattutto la giovane, parlo io per mia figlia, perché mia figlia è completamente sfiduciata in tutto, nelle istituzioni, cioè lei è stata sempre garbata, per benino, puntuale nelle domande, cioè per la trasparenza è anche irrisoria, perché non è vero, con queste graduatorie e quant'altro, e niente, se ci deve passare la speranza, però non siamo contente. Lei è una nonna che usufruì? Sono una nonna che sta in pensione da poco, ho lavorato tanti anni in amministrazione e non sono più libera, perché sono completamente investita da fare la nonna, perché anche quando vorrei non si può, insomma, avere tempo libero, proprio perché non siamo sostenuti. Va bene? Benissimo. Signora, lei è una cuoca, vive da tanti anni una brutta realtà, e cioè ogni estate rimane senza stipendio e nessuna amministrazione è riuscita a risolvere la questione finora, quindi insomma presumo che sia un po' scoraggiata. Sì, abbastanza, siamo abbastanza scoraggiate, perché ogni anno ci troviamo nella stessa situazione e ogni anno abbiamo promesse non mantenute, e quindi la situazione è sempre quella. Oggi anche voi cuoche siete qui sotto al comune, in questo presidio organizzato dalla CGIL. Sì, dalla CGIL, sì. Pensate si possa risolvere qualcosa? Siete fiduciose? Non lo so, io penso che con un minimo sforzo forse si potrebbe fare, però non lo so, è questione di volontà, penso, ci vuole un po' di buona volontà da parte di tutti. Questo presidio sotto al comune oggi non ha colore, è un presidio sì organizzato dalla CGIL, ci sono anche esponenti politici della maggioranza dell'attuale amministrazione guidata dall'Alberto, e c'è anche la minoranza. Sì, la minoranza che si è espressa già a suo tempo, io avevo già fatto un comunicato qualche tempo fa per lamentare questa mancata riapertura nei termini. Purtroppo la questione del rispetto dei termini è, sembra un problema corrente dell'amministrazione d'Alberto, è un servizio consolidato negli anni che dovrebbe partire senza problemi e invece anche quest'anno parte con ritardo, con scuse risibili, irrispettose verso gli utenti, perché si parla di riapertura dei termini e quindi di aspettare che tutti quanti portino le domande, ma in realtà non è così, evidentemente c'è un problema di disorganizzazione che ha portato a non organizzarsi in tempo per far ripartire un servizio importante come quello della mensa scolastica. Che fare? Non so che dire. Questa è un'amministrazione che si è presentata ai cittadini come amministrazione credibile e rinnovata, che doveva portare Teramo a tornare ad essere protagonista come città capoluogo. In realtà siamo sempre fanalino di coda, perché tutti gli altri comuni hanno riaperto le mense, tranne noi. Anche Maria Cristina Marrone al presidio della CGIL davanti al comune. La situazione, anche dal punto di vista delle operatrici, delle cuoche, è preoccupante, rimangono senza stipendio ogni estate. Io sono molto vicina al personale delle mense, ma anche ai genitori e anche naturalmente ai bambini. Devo dire che l'anno scorso c'era stata una buona prassi in questo comune, bisogna riconoscerlo, perché si era riusciti ad aprire contestualmente il servizio delle mense contestualmente al servizio scolastico, all'inizio della riapertura delle scuole. Quest'anno torniamo indietro, non si capisce come mai, non si capisce il perché, e io volevo esprimere la massima vicinanza, il massimo impegno a tutto il nostro personale, quindi alle cuoche che restano appunto da giugno senza stipendio fino a questo punto a novembre, perché questo periodo di vacanze fa sì che loro prendano lo stipendio così in ritardo. Sappiamo i tempi che corrono, quanto siano difficoltosi, e sappiamo quanto sia importante la dignità del lavoratore con uno stipendio fisso mensile.